Sono Daniela Conte, ex executive director del Room Model United Nations e presidente dell'associazione Giovani nel Mondo. A Giovani nel Mondo abbiamo un obiettivo molto chiaro: favorire l'internazionalizzazione dei giovani italiani, creando una serie di progetti e di iniziative che possano facilitarli. Ed è per questo che oggi siamo qui alla FAO per dare il via al Roaming UN, una grande simulazione diplomatica con circa 1500 giovani da tutto il mondo che giocheranno a fare i diplomatici, giocheranno il ruolo di ambasciatore dei loro paesi e cercheranno quindi di risolvere alcune delle questioni più pressanti dei nostri giorni. Vengo dalla Sardegna, da Nuoro, e studio all'Università degli Studi di Torino, Scienze Politiche e il corso internazionalistico. Ho scelto di partecipare a questa esperienza del Roamun perché penso sia una di quelle esperienze che debbano caratterizzare la mia carriera studentesca e non solo. Rappresento il paese dello Sri Lanka, quindi un paese che oggi sta affrontando diverse crisi, non solo dal punto di vista dei diritti umani, ma anche dal punto di vista economico. Vengo dall'Università degli Studi della TUS e probabilmente sono l'unico rappresentante. Oggi rappresenterò la Polonia per il Consiglio europeo, questa è la mia prima esperienza di questo tipo, ma devo dire che sono molto interessato perché costantemente cerco programmi di questo tipo che mi permettano di interagire con persone di altre nazioni, che mi possano permettere di scambiare la mia cultura con quella degli altri. A partire da domani invece entriamo nel vivo del dibattito, ospitati dalla Luis Guido Carli. I ragazzi saranno divisi in diversi comitati, ogni comitato tratterà alcuni temi in agenda e quindi ci saranno 3 giorni di negoziazioni al termine del quale avremo dei veri e propri progetti di legge che poi noi andremo a inviare, a presentare alle Nazioni Unite, proprio con lo scopo di dire cosa i nostri giovani pensano possano essere le soluzioni per il futuro. Chiudiamo poi il lunedì mattina con la cerimonia finale e la premiazione di coloro i quali hanno meglio giocato il ruolo di ambasciatori presso Italy.